Si apre il sipario della seconda edizione Sipario Aperto all'Auditorium dell'Università di Santa Maria in Gradi, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione anche con l'Università degli Studi. È il secondo anno di questa importante rassegna culturale che in qualche modo caratterizza gli eventi invernali più significativi della città di Viterbo. Quest'anno abbiamo creato un cartellone artistico composto da 11 spettacoli, 8 spettacoli di prosa e, eccezionalmente per la prima volta a Viterbo, una rassegna di teatro ragazzi parallela alla stagione teatrale, per cui un unico cartellone artistico. Il Sipario si aprirà il 13 dicembre con un debutto nazionale. Viterbo ha avuto sempre storicamente la caratteristica di ospitare importanti compagnie che hanno avuto la loro tournée invernale. Facesse i loro allestimenti proprio nella città viterbese e anche con uno spazio relativamente più piccolo rispetto all'Unione come l'Auditorium di Santa Maria in Gradi, ospiteremo un pezzo della storia del teatro, del cinema italiano come Carlo Giuffrè con Questi fantasmi di Edoardo De Filippo. È un riallestimento per cui parte dello spettacolo che l'anno scorso già ha circuitato a livello nazionale sarà modificato appositamente per questo nuovo avvio della tournée 2012-2013 di Carlo Giuffrè. E proprio all'Auditorium di Viterbo, tra il 10 e il 12 dicembre, ospiterà appunto questo riallestimento della commedia di Filippiana, portata in scena appunto da Giuffrè. Il 21 dicembre invece ci sarà un'altra chicca del teatro nazionale con Michele Placido che porterà Todd l'amour. Todd l'amour è un'unica antologia scritta da Pablo Neruda dove raccoglie in qualche modo l'ispirazione di una serie di versi che hanno come tematica principale l'aspetto sentimentale e l'amore. È uno spettacolo teatrale musicale perché vedrà in scena non soltanto Michele Placido ma accompagnato da eccezionali musicisti, tra l'altro anche con dei tapperos, per cui ci sarà musica, prosa e anche danza. Il 5 gennaio invece ci sarà la Luna Piena, una nuovissima produzione portata in scena da una brillante attrice, bravissima e bellissima come Nancy Brilli, che credo che sia la prima volta che verrà appunto in veste di attrice a Viterbo, con la regia che sarà affidata da Giuseppe Marini. Una produzione che ci aspettiamo sicuramente che riscuoterà grande successo. Mentre il 17 febbraio invece avremo ospiti il tuo Tullio Soenghi e Maurizio Michele con L'apparenza inganna di Francis Weber, una commedia estremamente particolare dove è giocata molto sull'aspetto anche del tema dell'omosessualità. Infine, a marzo invece avremo eccezionalmente per la prima volta una produzione viterbese, perché anche questa è una novità della stagione teatrale 2012-2013. Abbiamo voluto dare spazio finalmente a quelle realtà professionisti viterbesi che vivono e operano nella nostra città e nella nostra provincia. E lo spettacolo avrà come titolo Le donne di buon umore, con un cast prevalentemente tutto femminile, con gran parte di attrici e attori viterbesi. Il 15 marzo invece sarà la volta di Vita Pilati con Benedetta Bocco e Corrado Tedeschi. Questo spettacolo è al secondo anno in tournée, è una commedia ambientata in Francia negli anni 30. Una commedia brillante, spiritosa, con una certa ambizia tutta basata sui doppi sensi. Per passare al 14 aprile come Lago di Cigni, abbiamo voluto proporre anche uno spettacolo di danza, tra l'altro per la portata in scena dalla Remo Performance Company, con una eccezionale coreografa russa, Oksana Malitskaya, che è stata anche allieva di Nureyev, per cui ha utilizzato prevalentemente nel cast artistico tutti i giovani talentuosi ballerini e ballerine, molti provengono anche dall'Accademia di Danza di Roma. Per chiudere con la prima volta a Viterbo del Mago Forest, tra l'altro quest'anno Michele Foresta sarà showman di presentatore, in veste di presentatore per la nuova edizione di Zelig, prima serata a sostituzione di Claudio Bisio. È la prima volta anche per lui del Viterbo. Dunque è una programmazione che la definirei sicuramente off aperta, dove spazia dalla prosa di tradizione al teatro
questo è sempre un modo di impegno, è sempre caratterizzato dai categori artistici, perché credo che le programmazioni siano rivolte a tutti in maniera trasversale, a tutto il pubblico. In particolar modo, visto che poi la stagione si svolge alla vittoria di Santa Maria Gradi, tengo sempre in considerazione quello che è il pubblico giovanile. E a tal proposito abbiamo voluto appositamente per la prima volta creare quest'anno la rassegna del Teatro Ragazzi, che si svilupperà in 3 appuntamenti a marzo, il 5, 7 e 12 marzo. E anche qui ci saranno delle particolarità innovative. Aprirà proprio la rassegna del Teatro Ragazzi, il racconto di un vecchio aviatore che verrà portato in scena dalla compagnia Astarte di Viterbo, dove ci sono dei giovani artisti che giustamente hanno le loro necessità di promuovere il loro talento creativo e soprattutto il loro impegno è quello di avvicinare i giovani fruttori del teatro serale, che sono appunto il pubblico giovanile che in qualche modo inizia a fare i primi passi al teatro. E questo è sicuramente un impegno molto delicato e molto importante. Io credo molto nell'avvicinare i giovani al teatro, perché il teatro non è soltanto un luogo di fruizione, è un luogo di scambio di idee, di socializzare e di sicuramente anche rapportarsi e di mettersi in gioco. E poi ci saranno altri 2 appuntamenti che saranno il 7 marzo Senza Piume, portato appunto in scena dalla compagnia Associazione Culturale Senza Piume, e l'ultimo sarà il 12 marzo con Il Cubo Libre. Tutta una programmazione che cerca di orientarsi sia sul pubblico più tradizionalista, ma anche partendo da quello che è il pubblico giovanile. Per quanto riguarda la parte degli acquisti dei biglietti, anche quest'anno abbiamo cercato di moderare i costi sia sugli abbonamenti che sui biglietti. Anzi, tra l'altro vorrei aggiungere che abbiamo dato una ulteriore rimata rispetto ai costi dell'anno scorso, sia della campagna abbonamenti che dei singoli biglietti, proprio in virtù del fatto che comunque stiamo attraversando un periodo che non è sicuramente uno dei periodi migliori. E poi sicuramente il piano di comunicazione e pubblicità è partito 2 giorni fa, proprio l'abbiamo dovuto ritardare appositamente per non interferire con la conferenza stampa che oggi proprio ufficializziamo il cartellone artistico, un sistema abbastanza massiccio. Quest'anno abbiamo investito tante risorse per un sistema pubblicitario capillare che non sarà soltanto concentrato su Viterbo, ma sarà anche prevalentemente dislocato in tutto il territorio periferico della Tuscia. Abbiamo intrattenuto una serie di rapporti con altre agenzie pubblicitarie per la distribuzione di circa 500 punti della provincia di Viterbo della programmazione artistica, e tra l'altro abbiamo avuto anche un accordo con il centro commerciale Tuscia, uno spazio che mediamente è frequentato da 3.000-3.500 utenze giornaliere, con dei punti informativi, con dei totem dove verranno appunto sia consultati i programmi della stagione teatrale, ma possono essere anche ottenute tutte le informazioni per i dettagli di ogni singolo spettacolo. Dunque questi sono un po' i connotati generali che caratterizzano la nuova stagione teatrale. Un cast sicuramente di primo ordine lo potrei definire, perché abbiamo voluto appositamente scegliere quelle che sono le compagnie e le produzioni più importanti che quest'anno stanno circuitando nei teatri più importanti d'Italia. E dunque questo è un po' il nostro auspicio, quello di riproporre lo stesso successo della stagione 2011-2012, poter anche lanciare questo nuovo polo culturale che è la Ritorno di Santa Maria Gradi, che comunque diventerà anche un secondo, un terzo spazio utilizzabile da tutti quei coloro che vogliono veramente esprimere la cultura di tempo, e quando in futuro ci sarà l'apertura del Teatro di Roma, uno spazio alternativo per tutta una serie di altri eventi. Io amo la drammaturgia contemporanea. In altri contesti, in altri teatri, ho sviluppato nel tempo rassegne parallele a quella ufficiale di Tolosa, con il Teatro di Sperimentazione, anche l'Avanguardia di Copernicano, dove pian piano si è creato veramente un pubblico maturo, attento, che ha perfettamente seguito quel tipo di input. Su Viterbo dal prossimo anno si può ipotizzare un percorso parallelo alla stagione teatrale con un tipo di programma.
quest'anno siamo stati delegati un pochino da quelli che erano un po' i dettami principali del bando, che chiedeva delle caratteristiche particolari, ci siamo dovuti adattare a quelli che erano un pochino i dettami della legge del bando. Il prossimo anno sicuramente ci potrà essere questo tipo di sviluppo. Comunque in altri teatri già lo stiamo facendo, tra l'altro poi sapete che abbiamo una collaborazione reciproca, per cui sapete anche le programmazioni di altri teatri e in altre regioni.